Siamo in collegamento Skype con il responsabile per il mercato privato in Sicilia di Poste Italiane, Cosimo Andriolo. Come sapete, da domani è possibile, insomma, erogare le pensioni in ordine alfabetico, si va per tranche, certamente. Ci spiegherà meglio però tutto il dottor Andrioli. Eccoci qua, dottor Andrioli. Allora, da domani questa novità in piena fase emergenziale. Chiaramente, Poste Italiane è coinvolta a pieno titolo in questo momento così difficile. Svolgiamo un servizio e ci rendiamo conto di quanto questo servizio sia importante per la cittadinanza. E, proprio con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19, Poste provvederà, raccogliendo un invito preciso da parte del Governo, al pagamento anticipato delle pensioni del mese di aprile, che normalmente decorrono dal primo giorno del mese. Questo mese invece, e questa cosa succederà probabilmente anche nei mesi successivi, nei prossimi 2 mesi successivi, provvederà Poste a pagare le pensioni a partire da giovedì 26 marzo. Le modalità da mettere in evidenza sono sostanzialmente due. La prima, che tutti i nostri clienti pensionati che hanno un accredito, quindi un accredito sul libretto postale, sul conto corrente BancoPosta o su PostePay Evolution, e hanno quindi la carta Postamat, carta libretto e carta PostePay Evolution, possono ritirare già il 26 presso gli sportelli automatici, quindi gli ATM Postamat, senza recarsi all'ufficio postale, senza entrare allo sportello, possono recarsi lì e ritirare in contanti dallo sportello automatico la loro pensione. Le persone invece che hanno assoluta necessità di recarsi all'ufficio postale, quindi che non sono dotati di accredito e quindi conseguentemente di carta, per queste persone abbiamo predisposto un calendario di pagamenti con turnazione alfabetica che varia in base ai giorni di apertura degli uffici postali. Un attimo, una domanda. Prego. Per capire meglio, chi ha la carta, diciamo così, le pensioni vengono accreditate tutte già da domani o anche lì si va per ordine alfabetico? Allora, chi ha la carta già non ha bisogno di rispettare l'ordine alfabetico se si serve dello sportello automatico. Lo sportello automatico è aperto, noi ne abbiamo 687 in tutta la Sicilia, sono aperti H24, in qualsiasi orario loro possono andare, e già il 26, indipendentemente dalla lettera, chi si serve dello sportello automatico non avrà nessun problema, può ritirare. Perfetto. Chi dovrà invece utilizzare la ripartizione per lettera? Coloro che hanno necessità di recarsi allo sportello fisico, quindi entrare nell'ufficio postale. Quindi spieghiamolo meglio allora, come funziona? Funziona così, nel senso che, ripeto, coloro che hanno bisogno di utilizzare l'ufficio postale. No, andiamo proprio domani giovedì, dalla A alla... cioè andiamo per lettera. Domani giovedì dalla A alla B, le prime due lettere, possono andare in ufficio postale e andare a riscuotere la pensione. Ovviamente il 27 marzo, venerdì, a mantenere la C e i presidi la D. Di sicurezza ed emergenza, quindi andateci dotati di mascherine, andateci dotati di guanti, è giusto? Assolutamente ricordate di mantenere le distanze di sicurezza. Ma assolutamente sì, le raccomandazioni sono queste: dotarsi di dispositivi di protezione individuale, rispettare la distanza interpersonale, accedere in ufficio uno per volta, una persona esce ed un'altra entra, rispettare, mantenersi al di là della striscia gialla che abbiamo posizionato davanti ai banconi dell'ufficio postale per dare la distanza di sicurezza, non accalcarsi, e comunque soprattutto rinviare qualsiasi altro tipo di operazione che non sia indifferibile, che non sia assolutamente urgente. Questa è la raccomandazione più importante. Non, in questo momento, andare nell'ufficio postale per fare operazioni che possono essere fatte in altro periodo, o meglio ancora, possono essere fatte utilizzando i canali online, quindi parlo delle app di Poste, parlo del canale www.poste.it, diventa assolutamente essenziale. Non affolliamo gli uffici postali, lasciamoli solamente per le persone che devono riscuotere la pensione, suddivisa per lettera, e tutte le informazioni da questo punto di vista noi consigliamo o di andare sul sito poste.it o ancora meglio telefonare al nostro numero verde 800 00 3322
da dove verrà segnalato automaticamente l'ufficio postale più vicino e il giorno in cui ci si potrà recare presso questo ufficio. Grazie mille, buon lavoro anche a voi, insomma, di Poste Italiane, dottor Andrioli. Buon lavoro a Arrivederci. lei e grazie per averci dato questo spazio.